a tutti e ben ritrovati. L'audio che state ascoltando è catturato dal microfono che, dico un azzardo, potrebbe essere veramente il rivale numero uno ad oggi del DJI Mic. Però lasciate che vi spieghi un pochettino meglio. Ora, prima di farvi vedere appunto i test in distanza dei microfoni, come fanno a registrare, ora vi farò vedere brevemente cosa c'è in confezione. Naturalmente abbiamo questa scatola, questa qua, che dentro cosa contiene naturalmente il case con all'interno appunto trasmettitori e ricevitori, e troveremo anche il libretto delle istruzioni in tutte le lingue, comprese anche l'italiano, e i cavi per caricare sia soltanto il case. Quindi, se dovete portarvi in giro, dovete portarvelo col case, che nel frattempo ricarica i vostri microfoni. E in più trovate anche i due gatti morti da poter applicare sopra i microfoni, che poi vi farò vedere nel dettaglio, nella specifica dei microfoni e dei trasmettitori. Vi farò una breve panoramica dei trasmettitori e del ricevitore. Ora, come vi stavo dicendo, quando io andrò ad aprire il case, automaticamente vedete che si accendono sia i trasmettitori che il ricevitore. Ora vi farò la panoramica del ricevitore. Allora, sul lato sinistro abbiamo praticamente l'ingresso per poter collegare delle cuffie se dobbiamo fare intervista e ascoltare in real time l'audio, la possibilità di accendere e spegnere il ricevitore e la possibilità di modificare il volume dei trasmettitori, perché i trasmettitori poi potremo andare a modificare. Vedete qua c'è la scala del volume, potremo andare a modificare il volume dei trasmettitori per avere un audio già più alto in post-produzione, non doverlo modificare noi. Quindi, cliccando, andrò a modificare l'audio dei trasmettitori di entrambi. In questo caso la modalità è mono, poi potrete usare la modalità stereo o la modalità anche safe, che sarebbe la modalità che praticamente vi fa una traccia audio backup con 6 decibel in meno rispetto a quello originale, che se per caso dovete fare intervista e per puro caso la camera non riesce, la camera si interrompe la registrazione, voi avrete comunque l'audio in backup e potrete, diciamo, salvare il lavoro che state facendo. Poi qua naturalmente abbiamo la possibilità di utilizzare anche a vedere qua quant'è il livello di gain che mettono i trasmettitori, poi qua a quant'è l'intensità del segnale tra il trasmettitore e il ricevitore, e quali sono i ricevitori che stiamo naturalmente utilizzando, con tanto di pile che indica quanta batteria rimanente ha sia il ricevitore sia il trasmettitore. Poi qua sul lato destro invece troviamo l'output per poter collegare il nostro cavo TRS a una videocamera al nostro ricevitore, e invece qua abbiamo l'ingresso USB di tipo C per caricare separatamente, senza l'uso del case, il nostro ricevente. Invece il trasmettitore, dove abbiamo naturalmente il fatto che sia blu, vuol dire il fatto che quando qua si lo blu fisso vuol dire collegato correttamente al ricevente. Se invece qua lampeggia in rosso vuol dire che è scollegato dal ricevente, bisogna rifare il pairing. Poi qua abbiamo il tasto di sessione spegnimento e il tasto set. Che cos'è questo tasto set? Cliccandolo vedete che si illumina una seconda spia in blu, che significa che abbiamo attivato la cancellazione del rumore, la soppressione del rumore di fondo, quindi per migliorare il nostro audio. Poi vedrete in esterna come funzionerà, se funziona bene o no. Cliccando un'altra volta andremo a disattivare la riduzione del rumore. Tenendolo premuto per ben 2 secondi, potremo andare a effettuare una registrazione vocale, come se noi avessimo praticamente un vecchio registratore vocale, e poi collegandolo tramite il cavo USB di tipo C al nostro computer potremo esportare la traccia e aver di fatto un microfono molto molto piccolo, che potrete collegare e attaccare anche alla giacca tramite la calamita o tramite la clippettina. Potrete attaccare alla giacca, quindi avere un microfono portatile che ha 18 ore di autonomia. Qui abbiamo naturalmente sia la clip per poterlo collegare a una giacca o una camicia, ma addirittura abbiamo anche il magnete per poterlo collegare in stile DJI Mic, appunto sotto una maglietta, e addirittura dentro, proprio sotto la maglietta sotto, come succede col DJI Mic, per evitare appunto, per fare una ripresa più professionale e per evitare che si veda il microfono. Poi qui in alto abbiamo naturalmente il microfono con intanto il gatto morto presente in confezione, e qui abbiamo addirittura l'ingresso per quanto riguarda collegare un microfono lavalier e poter nascondere sotto la maglietta o attaccare i pantaloni il trasmettitore, collegare un microfono lavalier, attaccare il microfono lavalier alla giacca per fare un'intervista ancora più professionale. Quindi questo qua è la presentazione dei riceventi dei trasmettitori. Oltre a questo abbiamo anche, appunto, vedete, l'adattatore.
questo qua, che è questo per quanto riguarda l'attacco dell'iPhone, e andando così a montarlo così, dove c'è appunto l'ingresso USB di tipo C, andremo a collegarlo all'iPhone e contemporaneamente potremo sentire l'audio dell'iPhone e caricare anche nel frattempo caricare anche il nostro, diciamo, il nostro ricevente, se ce l'abbiamo scarico. E d'altra parte invece abbiamo qua questo qua, scusate, questo qua invece è l'attacco USB di tipo C per collegarlo naturalmente agli smartphone Android. Quant'è il tempo d'autonomia dei trasmettitori, del ricevitore, se non prenderete il case di ricarica per viaggiare? Ora, e da completamente carichi avrete 18 ore di autonomia, quindi potrete spegnere le ceneri e avrete 18 ore, mentre invece se prenderete sul case di ricarica e riporrete trasmettitore e ricevitore all'interno del case, avrete la possibilità di ricaricarli, ricaricarli in un'ora e mezza, da completamente scarichi in un'ora e mezza. Il case riesce a ricaricare per ben 2 volte i trasmettitori e ricevitori da zero. Quindi questo qua è la prova, adesso farò le prove in distanza tra ricevitore e trasmettitore e proverò io a mettermi come ostacolo tra il trasmettitore e il ricevitore. Allora, la portata dichiarata dall'azienda è di 200 metri. Io adesso andrò fino in fondo che insomma sono già penso 100 metri, quindi vediamo un po' com'è. Io sto provando ad allontanarmi, sto provando. Ecco, il microfono è tarato a livello 3 di audio, però potete trarlo come vi ho fatto vedere anche prima nella clip di presentazione fino a livello 5. E non è attivato l'NC e poi però proverò ad attivare l'NC al ritorno, proverò ad attivare. Adesso mi sto allontanando, adesso do di spalle, sto dando di spalle come cosa, vediamo un po' come si sente. Adesso mi sto allontanando, sto allontanando lontano, sto allontanando molto, sto allontanando come cosa, moltissimo, anzi perché sono veramente molto lontano, sono come cosa, molto molto lontano in questo momento. Ok, qui secondo me basta, già bastava, anzi, però insomma è già una distanza molto elevata perché potrei andare anche fin là in fondo, però insomma avete capito più o meno che comunque il range di distanza è molto molto elevato. Adesso proverò invece a fare la clip di ritorno con l'NC attivato così capirete meglio all'esterno come funziona. Invece ho attivato l'ANC sul trasmettitore, sto tornando indietro. Naturalmente non vi farò vedere la prova di spalle perché l'avete già vista. Quindi questo qua è la prova indietro con l'ANC attivato a punto all'aperto, quindi è solitamente dove uno può usare il microfono. Vi dico, io ho portato a fare questa prova quando sono andato a 200 metri perché secondo me i 200 metri sono già oltre e penso che uno deve fare tipo anche prestazione di una macchina o quant'altro, già quella distanza qua è già molto. Comunque questo qua è la prova in distanza del microfono tra trasmettitore e ricevitore, in più con me come ostacolo, quindi capirete meglio anche se va molto bene o va molto male in distanza. Il secondo test con l'ANC attivato, quindi il soppressore del rumore attivato, quindi vedremo come lavora il microfono e come cattura il microfono i rumori con l'ANC attivato e si comprime troppo la voce oppure no. Una sola cosa che mi sono dimenticato di dirvi durante la panoramica dei trasmettitori e dei ricevitori, che in modalità di registrazione normale, quindi quando userete il trasmettitore per registrare normalmente senza fare una ripresa video, ha ben 4 GB di memoria interna e può registrare fino a 8 ore di registrazione consecutiva. Inoltre, tenendo premuto il tasto per regolare il volume che è presente sul ricevitore, quindi per regolare i volumi dei trasmettitori in ingresso, potrete cambiare la modalità, quindi mono, stereo o safety. Bene, dopo che vi ho fatto vedere la panoramica dei microfoni che troverete in confezioni e i test in distanza vicino a folto molto rumoroso, ora vi darò brevemente i pro e i contro in una stanza chiusa con direttamente i microfoni che stanno captando la mia voce, così capirete anche meglio in una stanza chiusa come appunto registrano i microfoni. Partiamo dai pro, quindi i pregi che mi sono piaciuti moltissimo. Allora io abbasso lo sguardo, però sto leggendo appunto i pregi. Allora, sicuramente sono leggerissimi perché veramente sono molto leggeri, anche attaccati qua, come vedete, sono leggerissimi. Il vantaggio è che hanno due tipologie di attacchi, sia la clip che anche il magnete in stile DJI, quindi potrete agganciarlo qua, quindi diciamo che in sospensione e farà molto più effetto scenico. Inoltre, l'avete anche visto prima, hanno anche l'attacco per montare un lavalier, quindi se volete nasconderlo, attaccarlo tipo dietro pantaloni o dietro la maglietta e nasconderlo avere solo la lavalier, sicuramente potrete farlo. Ma la cosa che ci sono i due gommini antiscivolo, vi ho fatto vedere prima questi qua, sono i due gommini antiscivolo, quindi quando lo poserete su un tavolo non rischierete di farlo scivolare perché di fatto è antiscivolo, cosa molto ottima che io ho gradito moltissimo.
Altra cosa che mi piace tantissimo di queste cose, di questi microfoni è che hanno all'interno gli scompartimenti per quanto riguarda mettere, agganciare, inserire gli adattatori, sia per quanto riguarda attacchi USB di tipo C, sia per quanto riguarda attacchi con il Lightning, cosa molto utile perché invece che avere una pochette a parte potrete mettere tutto quanto lì dentro e non avrete problemi, porterete in giro tutto quanto con un solo e unico case. Altro pregio che non è facile da trovare perché in pochi altri microfoni, a parte mi sembra l'Holyland che ho provato e soprattutto il Neewer, l'altro che ho provato, è che praticamente la modalità di riduzione del rumore che potrete attivare sul microfono, avete anche sentito la qualità della riduzione del rumore, non comprime la voce, quindi in questo è veramente ottimo per quando dovrete utilizzarlo in contesti molto rumorosi, avete il vantaggio che non comprime la voce e quindi in questo veramente apprezzatissimo. Una cosa che io a me è piaciuta tantissimo è il fatto che quando andrete ad aprire il cofanetto del case per appunto estrarre trasmettitore e ricevitore, automaticamente si accenderanno e andranno immediatamente in pairing, quindi cosa molto molto utile perché andrete in pochissimo tempo e avrete presente diciamo, i trasmettitori di visore già pronti all'uso senza dover aspettare di accenderli manualmente, a meno che voi non volete prendere su il ricevitore, il trasmettitore a parte, quindi dovete spegnerli manualmente. Però quali sono i difetti? I difetti io vi dico anche quello che non ho trovato in confezione, perché secondo me per il prezzo pagato non è un difetto strutturale del microfono, però poteva anche starci. Allora, i difetti sono i seguenti. Quindi la prima cosa che mi è stonato un pochettino per il prezzo pagato sono i lavaggi del lavalier, ovvero essendo che questi microfoni sono compatibili, potrete collegare un lavalier appunto per nasconderli, attaccare dietro i pantaloni e montare un lavalier per evitare che si veda il microfono, e per il prezzo che pagato, che poi vi dirò quant'è, secondo me forse dentro un paio di lavaglie ci stavano abbastanza bene come in più. Certo, potrete sempre prenderli, però averceli già sarebbe stato ottimo. E ci vi dico, avete visto la clip vicino a fondo molto rumorosa, che vi dico, è vero che l'ho provata al massimo, come test massimo, perché è vero che solitamente in modalità NC, vicino a una fonte molto rumorosa come quella, non è difficilissimo trovarci, però avete visto che fa molta fatica il microfono vicino a molto, molto, fonte molto rumorosa con la riduzione del rumore. Invece in esterna, quindi con la clip di prova quando sono tornato verso il phone, effettivamente in esterna funziona molto molto bene l'NC, quindi vicino a una fonte molto rumorosa fa molta fatica, mentre in esterna va molto bene. Quindi un difetto a mio avviso molto molto grave secondo me è questo qua, che praticamente sotto luce diretta del sole il display presente sul ricevitore non si vede assolutamente niente, quindi dovrete mettervi voi da fare da ombra al ricevitore o andare in macchina a trovare una zona d'ombra, perché sotto luce diretta del sole non si vede assolutamente niente, cosa che per me è un difetto enorme, perché effettivamente essendo che tramite il ricevitore potrete vedere se è collegato correttamente il trasmettitore e regolare appunto l'audio in entrata del trasmettitore, secondo me avrebbero dovuto fare un display che si legga molto bene anche sotto la luce del sole, quindi questo è un difetto abbastanza importante secondo me. L'ultimo difetto che ho visto, che ho riscontrato io, è il fatto che avete visto anche voi nella clip di prova, quando mi sono allontanato dal mio iPhone camminando, che quando non quando vi girate di spalle, che vi girate di spalle neanche tanto, quando siete molto lontano avete sentito un qualche rumore di disturbo, l'avete sentito, quindi è vero, arriva fino alla porta di 200 metri, però già quando siete molto molto lontani iniziate già a dare qualche disturbo, non tantissimo, perché comunque un audio che va bene. Però quindi, dopo che vi ho fatto vedere i pregi e i difetti elencato, io vi posso consigliare di acquistare appunto questo microfono. Ora, all'inizio del video vi ho detto che forse questo è il vero competitor e il microphone killer per riguardo alle DJI. Perché ho detto questo? Perché a parte i difetti che avete visto, che comunque sono anche molti pregi, avete accesso. Il DJI Mic costa 129 € ed è il top del top per quanto riguarda l'audio con il microfono wireless, per quanto riguarda il content creator, sia con lo smartphone sia con le videocamere. Questo qua costa 182 € a prezzo pieno su Amazon e vi dà quasi tutto quello che vi dà il DJI Mic. Come cosa? Perché vi dà attacco, gli adattatori per USB tipo C e Lightning e videocamere professionali. Gatto morto, la possibilità di quando aprite il cofanetto si accendono automaticamente. Ingresso per quanto riguarda montare un lavalier e quindi nascondere il microfono, o addirittura clip per attaccare i vestiti o magnetica per lasciarli in sospensione.
che per adesso soltanto il DJI Mic ha come feature da offrirvi. La possibilità di effettuare registrazioni fino a qua, a uno spazio di 4 giga e fino a 9 ore di registrazioni senza collegarlo a una videocamera. Cancellazione e riduzione del rumore sottofondo, cosa che soltanto il DJI Mic ha come cosa. E vi dico, per 182 euro, ragazzi, questo ve lo consiglio, perché è vero che a parità forse il newer aveva più il newer, che vi lascio qua sopra la scheda per andare a vederlo, come prova che ho fatto aveva più funzioni per quanto riguarda la riduzione del rumore e quant'altro e altre features, ma era più pesante. È vero, aveva in confezione già anche il lavalier e tutti i vari cavi per connetterlo a qualsiasi dispositivo, però era molto più grande, si poteva regolare direttamente dal trasmettitore, però era molto più grande, quindi molto più ingombrante. E anche il case era veramente molto più ingombrante ed era un po' scomodo perché era troppo grosso. Questo, ragazzi, ha un case piccolissimo, non troppo pesante, ed è quasi il diretto concorrente, secondo me è veramente il concorrente numero uno per quanto riguarda le features e le opzioni che ha da darvi rispetto al DJI Mic, perché 329 euro contro 182 di questa marca. Se state sentendo l'audio che cattura, avete visto anche le prove in distanza, e comunque, a parte il grosso difetto del display che non si vede del ricevitore sotto la luce diretta del sole, non ho trovato difetti enormi in questo microfono. E vi dico, se cercate un microfono già pronto, qua audio professionale già pronto, che vi dia pochissimi sbatti, non avete neanche il problema di dover mettere a posto l'audio in post produzione, anche se il DJ potete anche risolvere il problema del gain in entrata, ma con questo avete già quasi un audio professionale senza doverci diventare matti. Per me questo è, secondo me, il vero rivale e il nemico numero uno, tra virgolette, del DJI Mic. E questo va, per me, io lo consiglierei a tutti quanti i content creator e tutti gli youtuber che vogliono un microfono veramente di alto livello senza spenderci una fortuna, a mio avviso. Bene, il mio video termina qui. Spero vivamente vi sia piaciuto. Grazie a tutti per avermi seguito e alla prossima.